Vedere tutto questo digitale che è ormai ovunque, pensi ai loro parchi, perché tocca al loro futuro, quello dei meno giovani e anche quello dei più giovani. Parlare dei grandi temi credo sia fondamentale, anche perché qui ci sono le persone che possono fare cambiamenti. Quella è legata alla comprensione di quello che sta succedendo, anche perché per mettere in pratica, pensate che sono nel mondo delle aziende, no? Più del 60% delle piccole, no, medie, le imprese italiane ha subito un attacco, no, negli ultimi anni, e solo il 10% ha implementato misure di sicurezza. Quindi tutto questo poi deve essere anche, no, portato verso la sicurezza. E pensate che secondo il rapporto della US National Cyber Security Alliance, il 60% di chi subisce un attacco informatico, se è piccolo, se non è organizzato, rischia di chiudere, di fallire. Sapete dov'è il punto più debole del sistema informatico? Ve lo faccio vedere, lo trovate. E si trova qui, dalla tastiera e la sedia, siamo noi, no? Siamo il punto più debole, ma siamo anche la difesa primaria. Per cui ecco perché la cultura è importante. Un'altra cosa di cui ti parlano tutti, ho detto, porto sul palco nei pochi minuti che ho a disposizione, quello che sento che in questo momento è nelle corde delle persone, delle aziende, è cioè, quello più grande dell'intelligenza artificiale sia chi la sottovaluta. Perché è certo, ci sono delle questioni, ma si parla anche di sostituzione, no? Nel mondo del lavoro, cosa sta succedendo. E anche qui credo che i primi a essere sostituiti, e ve lo garantisco, proprio lo so, ve lo svelo, i primi a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale sono quelli che non la usano. Sembra una battuta perché l'AI è un po' come questo. Là si possono costruire ventilatori. È vero che i ventilatori che si stanno costruendo non sono lì. Però l'etica sarà un aspetto che secondo me anche per le aziende sarà essenziale, no? Al centro della sostenibilità. Chiudo dicendovi che i tempi sono questi. Che secondo me dobbiamo ricordarci che l'uomo deve essere sempre al centro. Sembra una parola buttata lì, no? Così. Però a volte siamo tutti impegnati a fare, siamo tutti impegnati a costruire, ognuno di noi ha i nostri problemi, quelli dell'azienda, quelli personali, e ogni volta che c'è da fare qualcosa di nuovo pensa, ma io ho altri problemi da risolvere. E a volte mi sento anch'io un po' così, no? Dice, ma abbiamo questa, no, siamo troppo impegnati, no, siamo troppo impegnati, e il vero grande nemico, secondo me, è uno solo, che in questa stanza non c'è e non ci dovrà essere mai, perché siamo tutti al futuro, che è questo. Abbiamo sempre fatto così. Oggi non ce lo possiamo più permettere. Grazie.